Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, in questo nuovo pista vlog, che in realtà non è nuovo in quanto è un vecchio video che ho ripescato dal mio repertorio. È un video davvero carino e con questo video voglio portarvi in una delle piste più belle d'Italia, quella di Cingoli. Ovviamente vi racconterò in breve la storia di questa pista. Vi lascerò quindi fare un giro completo di questo magnifico tracciato sulla mia Honda CR125 del 2007. Quindi avrete completamente un giro dove sentirete soltanto il suono della mia moto e non sentirete poi appunto il suono della mia voce, quindi non avrete rotture di scatole. Ci sarà poi quindi il finale col botto, quindi io mi auguro che vediate tutto quanto il video, sia per sentire la storia di questa meravigliosa pista, sia per sentire il bel suono che esce dalla mia moto. Allora, cosa c'è da sapere su questa pista appunto di Cingoli? Allora, la pista di Cingoli intanto è situata nelle Marche. Viene fondata nel 1945 da Armando Fagioli, è una delle piste più antiche italiane e nel 1952 inizia a fare gare di motocross. Nel corso degli anni la pista ha organizzato circa 300 gare, di cui campionati italiani, campionati mondiali, campionati regionali. Anche io nel corso dei miei anni ho avuto l'onore di correre in questa bellissima pista. Un parere personale è che è una pista veramente fantastica. È una pista veramente dura, con molti sassi, veramente tanto tecnica, parecchi sali e scendi e ha molte curve, ma è una pista che veramente, se siete degli appassionati di motocross, dovete provare e andarci a girare, perché è veramente bellissima. Adesso io vi lascio fare un giro, appunto come vi ho promesso all'inizio del video, con la mia moto. O meglio, il giro l'ho fatto io, ma poi vedete il video. E adesso appunto vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, lasciate un like, commentate e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Ciao! Mm-hmm.